quanto abbonamento! Povero gabbiano! Ci ha regalato un'altra puntata! Signore e signori, io sono Tony Benz, che è Gesù Esilio, e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la seconda puntata di Ciao Darwin 9. Le fazioni di oggi quali sono? Sono i melodici contro i trapper. Due formazioni pazzesche che dividono l'Italia intera, ci ragazzi. Ci aspetta una puntata a dir poco scoppiettante, trash, ai limiti del trash, veramente, mondo conosciuto. Del mondo conosciuto e sconosciuto. Direi, esatto. Se volete supportare questa serie, ragazzi, mettete like qua sotto. Arriviamo almeno 5.000 likes per supportare questo video. Mi raccomando, importante. Commentate sempre con delle banane, ma diteci anche: vi sentite più melodici o trapper? Scrivetelo nei commenti, forza, aspettiamo la vostra opinione. Perciò, ragazzi, bando alle ciance, iniziamo con la seconda puntata di Ciao Darwin 9. Cominciamo. Ci siamo, le culandre. Come al solito si parte con gli stacchi di gamba. Grido, ragazzi, grido, per i trapper. Noto esponente del mondo trapper italiano. Matti. Siamo tutti matti. Ci insultiamo, da nevrosi siamo affetti. Siamo tutti matti, proprio tutti matti. Io sono Gesù Esil, vado fuori di misura. Vuoi dire questa mane, cane, sana, panice, ti vuoi c'è fane, sana, fena, menona. Eccoli i melodici che scendono, ragazzi. Che schiera. Comunque, di persone potenti. Non so se siano più conciati, melodici e trap. Cioè, qua è veramente una sfida. C'è una sfida anche sulla tenuta. Sì, sì. Attenzione, ragazzi, sta per arrivare colui che condurrà questa bellissima trasmissione, ovvero Paolo Bonolis. Italiani! Italiani! Mandolini! Vamos! Benvenuti! Benvenuti! Guardate che corpo! Guardate che corpo! Eccolo, Tokyo. Certo. Sempre! Mare chiaro, mare fuori, come va? Mare chiaro! Salve Valhalla! Salve Valhalla! Spuglione! C'è Spuglione! Siete pronti per la pugnetta? Il mondo dei melodici! Eccoli! La schiera di uomini variopinti, colorati, capitanati da... il fratello di Laurenti. Ma sono tutti di Napoli loro. Tutti. Non ce n'è uno. Cioè Napoli contro mondo. Contro Milano. Sì, il trapper di Milano. Sal Da Vinci. No, me lo ricordo. È famoso. Famosissimo. No, assolutamente. I trapper. I trapper. Che poi sì, bro, zio. Capitanati da un rapper. Ma veramente. Bella zio. Comunque è una boomerata totale scambiare i trapper per rapper. E tutto guida madre natura. The Mother Nature, ragazzi! Alziamoci in piedi! Arrapated! Pure tu, arrapated! Guarda la gnocca Sfaiklin! Guardate le gambe possenti! Una donna più che possente, che non deve chiedere mai, tutti coi binocoli! Gli arrapated! Comunque, raga, questa roba non l'ho mai capita, cioè, veramente inspiegabile. Cioè, ho messa lì per girare le palle del mondo. Vabbè. Perché fa girare le palle, vabbè. Sta entrando Laurenti, ragazzi. Ma cosa? Vestito da confessionale del Grande Fratello. Non è possibile, non è possibile, non ci credo. Comunque, cioè, a parte aver sempre 30 anni... ma continua a fumarsi quello che si fumava a 30 anni. Sì, sì, la droga è la stessa. Spiega, cioè. Si parte dai melodici. Cioè, abbiamo due violini, un'arpa e un signore che canta. No, benissimo. Il signore che canta è Gianni Celeste. Quello del Gabbiano? Il re dei melodici, sì. Lui dovrebbe essere quello del Gabbiano. Sopra una scogliera, ma... Poro Gabbiana! Sono una scogliera! Guarda attorno, mare. Povero Gabbiano! Tutto questo grazie alla musica melodica. Ma le cose che sai, la sangue c'è sempre gli angeli. La vita ti farà le domeniche d'agosto quando la neve che cadrà.
chiamato. C'è Salmo, c'è Salmo. Raga, c'è da ridere adesso, raga. Oddio. I trapper, vediamo ragazzi, autotune. Ma sembrano dei cretini più che dei trapper. Trapper della vecchia scuola come caposquadra di tutti questi trapper. Ah, ok, almeno lo dice. Cioè, voleva sottolinearlo. È un po' ma funky. Anche funky. Ma non c'entra un cazzo con la trapper. Tranchi funky, no, dai, raga. Cosa c'entra? Ok, studio, ci sei, due ore. Alza la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia. Segue legamenti con... Cosa fa, Bonovis? Ma raga, ma dovevano fare melodici contro rapper? Cioè, cosa si fa? Infatti. E poi... Che idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sa che idea? Ma quale idea? Sì, ho capito, ma è rap, non è trap questa roba. Cioè, certo. cioè, fanno cantare i trapper, cioè, questi sono vestiti da trapper. Infatti, cioè, per cantare Tranky Funky. È la macchietta dei trapper, sta roba, non è il mondo dei trapper, capito? Non c'entra, è un boomer che ha deciso la categoria dei trapper. Ma cosa? Cos'è? Cammina così normalmente lei? Sì, ho capito, c'è il culo, signori. Ma che fa? Fatemi vedere. Ah, i trapper sono pronti. Allora, mi raccomando, ragazzi. Trapper, ragazzi. Michele Bravi c'è anche tra i trapper. Non sapevamo. Anche loro usciti da un rave. Sì, sempre. Attenzione, vanno verso il budello, ragazzi. Si sbudellano. No. È possibile che ogni volta c'è un chiappodromo qui. C'è un chiappodromo. Via degli spaghetti. Qua sempre sta roba degli spaghetti. Zio. Gischianto? Gischianto. Col passo del leopardo. Gettatevi all'interno col passo del leopardo. Ma questo c'è l'altra volta, sì. Affrontate la montagna. Forza, 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 forza. Oh. Ma scusa amore, ma l'altra volta non erano così pieni di fango? Forse dopo l'hanno fatta. Ti ricordi? Ah, l'hanno messa prima così fanno perché fatica. Sennò, perché se non l'altra volta vi ricordate che l'hanno fatta subito? È vero, hai ragione. Grazie. Ah, ecco. Attacchi l'altro, si attacchi. Adesso continua a attaccare. Stanno così, sdraiati. Che roba. Ma cos'è? Ma che strategia è? Manca solo. Ah, e poi si arrampica, scalano gli altri. Amore, ma cosa fa? No. Ecco, guarda. Certo. Cioè, lui è salito per buttare giù l'altro. Adesso. No. Scusa. Aiutate l'altro. Ma quella povera ragazza, ma tiratela su. Cosa fa? No. Lui ci prova a sabotarli dall'inizio. Di riprodursi con lo stesso sesso. Adesso, ma è Nikita? Ma dove di gente ovunque. È tutto zio Melo. Ah, almeno quasi fanno un po' il bagnetto, dai, si davano un po'. Ma era Johnny Scandal quello? Ah, dall'altra parte. È Jerry Scotti quello. Faccia carrozze, di qui signorina. Questo qua senza senso questa cosa. Ma è il papa? Avanti! Avanti! Madonna, così incastrata, guarda. Oh, no. Raga, madonna. Ma sono fatti di gomma, dai. Signorina, mi raccomando, sì, ha toccato. Toccato. Scenda. Ma io gli affoga. Cioè, proprio... via. Attenzione, questo pesa una tonnellata. No, dai. Che bastardo. Coraggio, signorina. No, tutto. Sì, vabbè, stanno... Sai che stanno andando malissimo i trapper. Dall'altra parte. Ma eccolo qui. Attenzione, si deve lanciare, si deve appiccicare la nostra trapper. Vediamo. Nel mentre trappa. Mentre va, capito? Immagini. Attaccata. Attenzione. Si attaccherà o non si attaccherà? Dai. Sì, ce la fa, ragazzi. Bene, ovviamente bene. Si festeggia twerkando. Certo. Le mani non si... Cioè, solo così bisogna adesso. Schiaffeggiare il cioè, culo. Cioè, le mani non le usi più per applaudire, capito? Vediamo i melodici, ragazzi. Sperando che l'armonia sia con voi. Sì, ma non hanno preso quelli giusti, amore, dai. Cioè, io volevo un bel melodico di quelli di 80 anni, esatto, capito? Esatto, col capello lunghissimo. Che canta nei ristoranti a Napoli, cioè, cos'è? Senza tracotomizzarvi, coraggio, cercate... Ma te immagina se ti parte un elastichino di quello? Beh, bravi, dai. Bravi, sì. Cioè, gli fanno fare il fango prima a sto giro, capito? Per macchiare e fargli scivolare per bene. Per fargli scivolare. È andata. Allora, la corda è a 3 metri in alto. L'uomo ragno, cioè, attaccate... Nessuno ce la fa. Che è l'uomo ragno? L'ho appena detto io! Questo deve essere un topo d'appartamenti. Guardate come... Ce l'ha fatta, eh? Un topo d'appartamenti. Si è girato. Molto bravo, gatto.
un altro gatto. Dai, 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 mazza, che forza questo. Una conseguenza. Adesso si butta tutti. No, tutti indietro, impazzisco. Perdete tempo. Coraggio, scagli. Ah, una volta e fanno scendere, giustamente. Cos'era? Un osso umano? Cos'era quella roba? Un osso umano? Che sta facendo la cacca lei? La sua sentito. No! Piscina ora. Anche Blanco, hai visto? Forza. Ma poi scusa, ma li metti in giubbotto? Loro vincono sempre che rimangano attaccati. Veloce, non sperda tempo con le ciabattelle. Non sperda. Lei è molto elegante, devo dire, a fare tutto. Sì, sì. Ma guarda che mossa. No, oh mamma, oddio. Ma quando va? Ma si tira su lei? Perché si tira su quella testa? La parte più pesante la mette indietro. Beh, però i melodici, devo dire, adesso sto spingendo un sacco, eh. Qui siamo negli abissi. Veloci, veloci, voi quattro. No, cosa, amore? È quello che ha fatto con il fratello. Jonathan. Cata per almeno 5 secondi. Guarda quello lì. Ma si... Hai capito che la tecnica? Beh, ha vinto i melodici qua, sicuro. Ma adesso, ragazzi, è il momento che tutti aspettiamo, ovvero la macchina del tempo, amici. Ci siamo. Quali saranno i due soggetti che verranno infilati nell'extramondo? Quali saranno? Venga, Battista! Luca. La Time Machine! Per attraversare gli eoni dello spazio-tempo e Ma no, ma noi non abbiamo già deciso prima. 23. Siamo nella stessa lacrima. Oh! Come il sole in una stella. Yeah! Che gaso, raga, non saprò un cazzo, non vedo l'ora. Lacrima, come si chiama? Siamo nella stessa lacrima. Questo meraviglioso policromico mondo. Ci schianto! Lui ha battuto! Bro! Raga. Bro, sono nato pronto! Questa sera finisce a schiaffi qua! No, raga! Il maestro, raga! Il maestro, amore! Today in Hawaii una bella come trust the jeans! E nato 10 la forca pure solo trust the sleep! Lui è melodico! Quindi, ragazzi, abbiamo la cover band di Elisa contro Gischianto. Vediamo chi vincerà. È dura qua da dire. E dove saremo oggi? Perché chissà in quale mondo. È vero, in quale epoca. Chissà quale nano comparirà. Beatrice Bliss! Maestro! Attraverso i coglioni dello spazio-tempo. Sì! In quale dimensione? Sappiamo come entro, ma non sappiamo come escono. Dove saranno i nostri giovani eroi? Sono arrivato. Perfetto, già che parliamo di scienza, so già come andrà. Bellissimo, gli scienziati, mamma raga. Mia. Dove cazzo sono? Ampolle. Einstein. Perbecco. Ma perché questo è nudo? Cosa fa? Sì. Un ospedale, cos'è? Un laboratorio. Un ospedale di fighe, cioè. Un laboratorio. Non ho mai visto un ospedale così pieno di figa, mai. Rapper, ci sono delle ampolle, ci sono dei ricercatori. Ah, siamo qua. Delle ricercatrici anche. Fratello, spaccamo pure, fratello, so bella. Allora, lui non parla, lui rap e basta. Niente, lei ha solo al bug, c'ha l'input, c'è solo la frase di Elisa. Ma parleranno così tutto il tempo. Litigano cantando. Siamo nel mondo della chimica. Scienza, Scienza, bravo! Ah, vedi! Ci sono quelle due. Chi sono? Due belle tope! Due belle tope! Sono due tope, sono. Se sono, come ha detto lei, due topine, cosa sono quindi in un laboratorio? Due cavie. Bravo! Vabbè, ma il trapper è troppo forte. Vede come fa la signorina? Ah, così? Ferme! Buoni. Ma ragazzi, dai, però. Vai. Ah, c'è proprio una fetta di formaggio. Oddio, te lo porca puttana. Ora. Spaccata la faccia. Ah, all'indietro, non può alzarsi, no? Non può girarsi, va in retro. Non che conosce solo. Sulle ruote. Ha i capelli sulle ruote. Aiuto. Sotto, magari. Cosa fa? Sempre lei, eh? Ma lui con le mani, cioè.
Intanto dietro c'è Salmo incazzato. È vero, cioè. C'è anche Salmo. Signorina, ma perché grida come un'aquila ferita? Mi sono intrecciata tutta quando gli informati. Cosa dice? Cioè, ragazzi, che sfogo neuronale che c'è in questo programma, davvero. Ma poi che... Cioè, ma voi ditemi la mente di chi ha partorito l'idea di fare questa prova. Le cavie prova sullo skate. Sopra uno che va sullo skate. Cioè, ma cosa ti devi prendere per vedere queste cose nella testa? Falli. Non lo so. Signorina, lì... Ma si no, tiri sui pantaloni. Dica lei. Einstein, dai, mazza. È Einstein. Esatto, brava signorina. Beh, se non sei questo, vai melodici. Lui sembra l'allenatore di una squadra di calcio, Santa Vinci. Il fosforo dove lo trovate generalmente? Pesce! Brava signorina! Nel mazzo! È sulla dieta, queste cose stanno preparate. Gli atomi sono due atomi, come vedete. Cosa devo fare? Mastino, non ce la buchi. Saltando su. Oh! Ma che ha rischiato, eh? Si è messo anche gli occhiali lui, è pronto per buttarsi dentro. Così. Avrà capito sicuramente. Pronte? Ma c'è anche senza rimo, lì che senza. Oddio, no! Eh no, non va! Minchia, ma si fa male, ma che c'hai, t'accozzi? Peccato, ma cosa che c'è dentro? Stanno limonando dentro. Ma che scherzo? Ce l'ha fatta! L'ha preso! Oh, pesce! Ma cos'è quello? Un impasto? Cos'è? Oddio, ma matta! Si ha rischiato tantissimo, eh! L'ha preso! Ma come fai a vederci? Ma cos'è quella roba lì? Sei tipo mascarpone? Cos'è che è? Sì, ma se non pigliava la bozza era con la testa per terra. Sì, sì, contro il pavimento a dire. Papà, scusa! Papi, scusa. Guarda che faccia! Ah, per la faccia, non per il resto. Ne siano altri. Sì, infatti, hai detto, hai detto. Allora, adesso chi vince via? Ma lei parte prima. Oddio! Raga, il mento! Ma raga, è finito. Si è rotto il mento, raga. Amore, è caduto col mento, amore, È caduto, raga, è finito, amore, si è fatto amore, malissimo. Amore, amore, ma... No, ragazzi. Lei non si arrende, lei... Con quelli... le mani, guarda. Lei è qui. No, il collo, il collo. Mi fai male al collo così, ma... Non ci credo! Non ci credo! Ma che imbarazzo! Porca miseria! Complimenti! Signorina, papà sarà orgoglioso! Ma ragazzi, ma sono matti! Allora, ragazzi, hanno rischiato un botto, Non mi fa ridere quelli che le assistono, ma capito? Vestite così, la le pulisco! Per i piedi del treppiedi, diviso i porcellini della fiaba! Ha già divido per tre e quindi tornata a voto 1000, frate. Bravo! Mazza! Mamma, standing ovation! Ma cantando anche! Cioè, ha preso per il culo tutta Italia! Quando si ferma la musica, dovete... Non so cosa dire, sono quasi emozionato. Quasi a pelle d'oca. La pelle d'oca è venuta! Vedete? Quella è la pipì di Bonolis, ragazzi. Ma... Stop! No, questo è rischio... Oh, ma cos'è che mamma devono fare? Ma cos'è quella roba lì? Devono bere la pipì di Bonolis. Che schifo, però sembra davvero pipì, mi viene un vomito. Paolo, tolgo i tacchi. Sì, però, amore, cioè, tutto impiastrato per terra. Questi si ma fanno male. Ma infatti, male. Doveva togliere le scarpe. No, ma si fa male quella palla lì. Madonna. Oh. Comunque anche quelli che assistono rischiano un poco quel che sberla in faccia. Musica! Guarda che lui ride, lui gode. Via! Sì, vabbè, ma lui si deve preparare. Ma non prima. Va, ma lui non va anche. Ma da, no, dai, ma come fai? Ma dai. Allora, devo dire che lei sta barando un po'. Madonna. Secondo me questi due stanotte finiranno a far l'amore. Secondo me. Mentre lui fa i calcoli cantando, treppando. Riproduzione. Vedete? Adesso questi due. Si è nato Zoe? Wow. È imbarazzante quello che sono costretto a fare. Veramente. Parenti, amici, anche fidanzata. Ma salutano così nel bel mezzo del così. Gioco. Saluto. Così, sponsorizzazione. Sono due spermatozoi che se ci riusciranno daranno vita a un imbecille. Allora, no, infatti, sto per dire anch'io. Mastino, lei quello può usarlo come sospensorio. Avanti. Giulia Salemi anche. Ma infatti sembrava Giulia Salemi. Amore, tutti i trapper in questa puntata. Nella valvola, nella valvola. Ma perché lui ce l'ha lì? Lo spermatozoo
una volta intrufolato. Perché lui l'ha messo? Perché non ci sta. Perché ce l'ha già naturale. Luteroid. No. Luteroid. Luteroid. Fazzoletto. 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 Che... No. No, dai. Che schifo, no, raga. Ma no, ma no, raga. Aiuto, che cringiata. Dove va lo spermatozoo? Dentro l'uovo, nel tuo orlo, l'albume. Nel tuo orlo? Non è vero. Non è vero che l'ha detto, dai. Non è vero, raga. Dove va a finire sto caspita di spermatozoo? Nell'o? Allora, a Napoli si dice... Ma... Nella pucchia. Hai sentito? Paura, su. Nell'occhio! Nell'occhio! Nell'occhio? Picchia, no, nell'occhio, raga. Amore. Cioè, nell'occhio. Raga, cioè, siamo... Cioè, io non ho parole, i livelli che si è raggiunto in questa puntata. Lo spermatozoo è egoista e cazzutino. Lei intanto con gli spermatozoo in mano. Pronte, via! Prenderanno tante di quelle teste. Lui. Ah, così devono, certo. Sì, ma quelli bianchi, lui. Ed ecco. Lui col, ovviamente ma col pacco. Ma sta scoppiando tutto. Sono... Cioè, lui tutti quanti è scoppiati. C'è anche per lei. Ma che scena può essere questa, ragazzi? Cioè. Come all'interno di una signora? Ma con le mani non vale. Che sta facendo? Signorina! Che paura! Lei continua a scoppiare. Cos'è Hogwarts? No, Frankenstein. Quelli continuano a saltare lì. L'oiettatore! Come è così? Avanti un altro. Che cagata, madonna, che cagata! Come si chiama la creatura distesa sul tavolo? Dracula! 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 Scusa! Perbacco, sembra Martufello durante il Covid. Sembra Martufello durante il Covid. E quando te vega muove che stelle, i genitori tuoi ti hanno rubato l'occhio. E sono qui i genitori ti hanno rubato gli occhi. Ma come? Genitori? Perché ovviamente, beh, dico, cioè, ma flirta con la tipa invece che rispondere. Era di avere quattro braccia e quattro... No! Ma Leonardo fa tutto, fa. Ma Leonardo! Sempre lui! No, però raga, posso dire che non si può vedere, non si può vedere sta roba. Cioè, inguardabile. Pronte, via! Ah, ma... c'è la corda! È, una, è un girone infernale. Di goduriosi. Minchia, per me sarebbe stato un, questo un incubo che io odio i dolci. Ma lui ci pensa, vedi? Ma lei l'ha tirata. Lei cade. Signorina, ma non mangiava da mesi lei. Raga, non c'è il nano. Oggi no. No. Taglia il traguardo, prende un fracco. Ma ecco, devono tornare così in studio? Chi vince, ragazzi, la macchina del tempo? Vediamo, partono. Che maestria, che eleganza. Beh, lei, raga, è andata bene. Lei è fortissima, incredibile. Mamma mia. Cioè, ma quanto tempo? In 2 secondi. Mole, sta andando anche a fare il Grande Fratello. Da un altro studio è andata. Non si ferma più. E finisce così questa bellissima macchina del tempo. Terrificante. Con un piccolo bimbo. Ma va indietro. Il moonwalk sta facendo. Chi ha vinto, ragazzi? Tra Melodici e Trapper. Ho disdetta per il fantastico mondo dei Melodici. Non saprei. Il futuro è del mondo Trapper. Trapper. Vincono i Trapper, ragazzi. Vincono i Trapper, signori. Questa puntata di Ciao Darwin 9. E tutti che twerkano, giustamente. Certo, l'unica cosa che sanno fare è i trapper, praticamente. I trapper che conquisteranno il mondo. Chissà che categoria quella che è questa qua. Avrei quasi preferito i Melodici, guarda, in questa gara. Che è tutto dire. Inauditi complimenti al mondo trapper e a Grido che li ha guidati. Ebbene, ragazzi. Grande Grido, ci vediamo tra altri 10 anni che non ti si vede più. No, ma gli vogliamo bene, Grido. Ma certo, io lo amo, però dico, mi spiace che poi deve andare a fare, fare il trapper. Che c'entra un cazzo. Finisce qui questa seconda puntata, ragazzi. Ciao Darwin 9, lasciate like, commentate, condividete. Cosa vi siete di più? Trapper, Melodici, scrivetecelo nei commenti. E ci vediamo, come sempre, domenica prossima. Alla prossima. E live ogni martedì. Ciao.